Ciao Zamariettini, prima di iniziare a vedere il nostro video volevamo ricordarvi di mettere un bel mi piace, ma soprattutto se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanellina, così riceverete la notifica di ogni nostro nuovo video che faremo e non vi perderete così nessuna ricetta. Vai, vai. Niente, che ti dico? A me. Mamma che caldo, mamma che caldo. Basta, basta ora. Mamma mia, non si può più. Basta con queste piante. Basta, basta, giardinaggio. Oh, io mi preparo una bella brioche con tutto. Poi andai a preparare, come faccio caldo. Ecco, ora mi preparo questi brioche con tutto. Questo caldo che faccio è ora. Ora preparo e poi ti rifaccio, perché non ho tempo se li evitano. Allora, l'ingrediente che mi piglio, faccio 500 g di farina, 90 g di zucchero, 25 di lievito di birra, 170 ml di latte, 2 uova, 60 g di zucchero, buccia di un limone, miele e via. Ora per primo iniziamo, metà latte lo riscaldo, metà lo riscaldo, metà lo riscaldo, un attimo, lo lasciamo riscaldare, ok? Allora l'altra metà la mettiamo nella prima d'aria, iniziamo a mettere qua latte, farina, le due uova, uno, due, iniziamo a girare. Riscaldato, dobbiamo sciogliere il lievito. Sciogliamo il lievito. Bene. E lo passiamo qua. Ecco qua. Iniziamo a impastare. E impasta. Aggiungiamo lo zucchero. E impasta. Aggiungiamo il limone. Aggiungiamo limone. Bello così, bello un sapore, un po' di vanillina, un po' di vanillina, torniamo a impastare con le mani, aggiungiamo 2 cucchiai di miele, 2, uno e due. Torniamo a un pasta. Ora piano piano mettiamo il burro. Ora passiamo l'impasto sopra la tavolella. Sull'impasto, su, o facciamo a mano.
iniziamo a lavorare a mano. Ecco. Bello, deve essere un bel impasto così. Finché diventa un bello impasto bello liscio e morbido, ok? Ecco, l'impasto è pronto, visto? Lasciamo così per benino, visto? Ora lo mettiamo a lievitare, si deve raddoppiare. Se quando si raddoppia un lievito, mi occupo con la pellicola. Ecco qua. Bello coperto. Quando è bello raddoppiato, 2 ore, 3 ore, non lo so. Si raddoppia. Lo lasciamo raddoppiare, va bene? Lo lasciamo raddoppiare e poi facciamo le formine, ok? A dopo. Eccomi qua, come sono raddoppiati, che su belle. Ora facciamo i formini. Aspettate. E poi andiamo a fare una bella brioche al gelato. Questo caso. Ah, scusate, mi ricordo. Sbagliai. Invece mi dico 60 grammi di burro, mi dico 60 grammi di zucchero. Vedi sul zucchero dolce, ma guardate che ho sbagliato. Ecco, aspettate qua. Le mettiamo sulla cosa. Come sono belli! Come sono belli! Ora facciamo circa le palline. Circa 90 grammi ciascuna. Vediamo. 80 grammi, dai, circa 80 grammi, 90 grammi, via, uno, e facciamo i brioscini così, così, e li mettiamo qua, e poi facciamo una piccolina, circa 15 grammi, e facciamo così, e facciamo tutto. Un bel buco e il tuppo e così via. Ora li facciamo tutto, vediamo come finisce la canetta. Ecco qua, sono pronti. Ecco i brioche con il tuppo. Ora li lasciamo lievitare un'altra di nuovo, danno sarà doppio un'altra volta. Quando hanno belli doppi, infurniamo non belli, o i primi, belli già di papà. Ecco qua, sono belli lieviti i brioche. Ora li passiamo con l'ovetto. Sbattiamo l'uovo intero. Aspetta. Così vengono belli belli. Ah. Aspettate bene bene così. Deve essere bello sbattuto, va bene? Non è bello sbattuto così. Iniziamo a passarle così. Belle belle. Ecco. Ora al forno. 180, 15 metri minuti. Va bene? E poi ce la mangiamo. A tra poco. Ecco, i brioche sono pronti. Meravigliosi. Avete visto com'è? Ora guardate, guardate che morbidezza. Mamma mia. Guardate, 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 guardate. Morbidezza, che meraviglia. Ora andiamo, facciamo col gelato. Ora vediamo che la ci prepariamo col gelato. Apriamo così. Guardate che meraviglia. Mamma che profumo che c'è. Mamma mia. Mamma che buona, figlioli. Gelato. Bel gelato. Ecco qua. Che la prepariamo col gelato. Che meraviglia ragazzi, che meraviglia, sono buoni, mamma mia, che bontà, mamma mia che buona, guardate, assaggiamo, vediamo com'è, sono meravigliosi, morbidissimi. Farle, dovete farle, dopo li fate, li assaggiate e vedete che meraviglia, i figlioli si sciarano.
Ora, prossima volta vi preparo, si possono fare la granita col gelato. La prossima volta vi preparo la granita fatta in casa, la granita d'amore. La prossima volta ve la faccio vedere come si fa. Queste bellissime brioche. E allora vedete che squisitezza. Ciao, alla prossima puntata. Complimenti, zia Marietta, hai fatto proprio una ricetta fantastica. Adesso si avvicina l'estate, quindi ci vuole la brioche da mangiare col gelato con la granita. Vi chiederete perché sono vestita così. Intanto mi mancava la nostra divisa. E poi perché mi è venuta un'idea geniale. Come ricorderete nell'intervista che abbiamo fatto, vi ho detto che a me piace tantissimo fare dolci anche particolari. E mentre vedevo la zia Marietta che faceva le brioche gelato, mi è venuta una genialata. Ho detto, devo provare a fare la torta brioche ripiena di gelato. Vediamo se mi viene. Voglio fare un briochone grosso da riempire col gelato. Quindi ho fatto la stessa identica ricetta della zia Marietta, solo che ho fatto una modifica. Siccome ci sono, vedete che bella lievitata? È da 3 ore che l'ho impastata. Siccome ci sono tante persone intolleranti al lattosio, allora mi è venuto in mente cosa fare. Ho sostituito il latte con un pochettino di latte d'avena, la stessa dose del latte della zia Marietta messo il latte d'avena, e anziché il burro, la margarina. Ed ecco, il risultato è perfetto, meraviglioso. Guardate che bello. Ora lo giro sulla tavoletta leggermente infarinata e guardate che faccio. Vediamo se esce. Non l'ho fatta mai, eh? Mi è venuta in mente lì per lì. Allora, intanto allargo un pochettino così l'impasto. Mi stacco un pezzo per fare un bel tuppo. Questo servirà per il nostro tutto. E poi faccio così. Voilà. Voilà, una piega. Poi la stiro un pochettino. Faccio un'altra piega. Un'altra piega. E adesso creo una specie di palla gigante. Così tra le mani. In modo che diventa bella liscia. La giro un pochettino. Dite perché la massacri? Perché massacrandola lievita meglio, non perché non vada bene. Vedete? Così, ecco, sembra che può andare. E la adagiamo su una teglia rivestita da carta forno. Così. Ecco qua. Stessa identica cosa vado a fare con quello che sarà il tuppo. Una piega di qua, una piega di là, strapazziamola di qua, di là, la giro un pochettino così, ecco qua, creo una pallottolina. Ecco il nostro tuppino e io lo metto a lievitare a parte. Qua, un pochettino più distanziato. Oppure in un'altra ciotolina, se ci sembra che ingrandisce troppo quanto lievita. Copriamo, lasciamo lievitare un'altra ora, ora e mezza, quando è raddoppiato di volume. Vi faccio vedere cosa faccio. Bene, come potete vedere è più che raddoppiato di volume. Questa è la nostra torta brioche. Qui c'è il nostro tuppetto, che poi ho pensato di metterlo a lievitare nella ciotola con l'impasto. Adesso piano piano lo stacchiamo così, ecco, con dolcezza. Anzi, facciamo una cosa, mi è venuta un'altra cosa in mente. Prima spennelliamo con l'uovo, un uovo intero, non solo il tuorlo. Io uso un uovo intero con un goccino d'acqua. Allora, spennelliamo pian pianino la brioche, la torta brioche. Torta brioche, brioche. In italiana, brioche, scusatemi. Ecco, ora che l'ho spennellato vado ad appoggiare su il nostro tuppetto, lo spennello con dolcezza in modo che non si sgonfi e l'uovo che ho messo sotto
serve da collante al tuppo, perché altrimenti, per esperienza personale, facendo come normalmente si fa nelle brioche, che si fa il buco centrale e si mette il tuppetto, con la lievitazione il tuppetto sprofonda, invece così rimane sollevato. Andiamo a vedere che cosa succederà infornandolo a 180 gradi per circa 20 minuti, oppure 175, 25 minuti. Però se avete il forno leggero, 180-20 minuti. Ecco, esperimento riuscito. Guardate che torta brioche enorme, al bacio. Adesso è pronta da essere svuotata da sotto e riempita con il gelato. Adesso che la brioche si è anche raffreddata, guardate che bella, proviamo a fare questo lavoro. La teniamo così. E la tagliamo. Guardate, non più di così, altrimenti andate a bucare il pezzo di sopra ed è peccato che lo si rovini. E il coltello cercate di tenerlo in obliquo per come va la brioche. Vedete, tutto così. Non l'appoggio sulla tavoletta perché mi dispiacerebbe rompere il tuffo. Allora, adesso bisogna fare una cosa. Bisogna mettere la mano dentro. Guardate. Piano piano. Così. Vedete, la sto scavando. E voilà. L'ho scavata. Allora, poggiamo questo qua. Adesso che bello scavato, vedete che bello, guardate che faccio. Ho preparato una bagna con 50 ml di rum, 100 ml d'acqua e 2 cucchiaini di zucchero. Con un pennellino, ecco, lo giro così, così vedete, appena appena inumidiamo, così vedete. Inumidiamo per benino. Solo per profumare, non deve venire bagnata, perché la brioche deve essere asciutta, però si deve sentire quel sapore buono di rum che lega benissimo. Si sente un buon profumino che non vi immaginate, ragazzi. Ok, poi prendiamo. A noi piace come gusto questo gelato al cioccolato, però ognuno mette il gelato che vuole. Aspettate che mi aiuto con il cucchiaione. Ecco qua, si è già sciolto. Fa caldo oggi, è una giornata calda. Così, per benino, e riempite tutto lo strato. Ecco, poi prendiamo e sbricioliamo un pochettino di mollica, guardate, tutto così, sbriciolate. Scusate che io intanto cucino anche il salato. Ecco, abbiamo spento la cena di questa sera. Volete sapere che si mangia questa sera? Questa sera ho cucinato polipo e patate con una salsina vinaigrette di contorno. Però non è il momento di darvi la ricetta. Ecco qua, guardate, così, e di nuovo si spennella. Ecco fatto. L'unica fregatura è che ho tirato il gelato presto dal congelatore, un pochettino si è ammorbidito troppo, si è scongelato, ma non importa perché poi lo andremo a mettere di nuovo nel congelator. Saremo a posto. Ecco qua. E vai con il gelato alla nocciola. Non importa che uso gli stessi cucchiaini che si sporcano, perché tanto all'interno la stessa identica coscia. Ecco qua. Disordinato, non deve essere una cosa perfetta. Dove capita, dove no. Bisogna mangiare la brioche col gelato. Ecco qua, pronto. Ora prendiamo, tolgo un pochettino ancora di questa perché... Se no, ora abbiamo riempito lo spazio col gelato,
e non riusciamo poi a chiudere. Ecco, togliamo un pochettino di questo qua e andiamo a chiudere così il gelato. Perfetto, Beatrice. Ecco qua la nostra torta brioche ripiena, è pronta. Scusate, ma ve la devo servire come dico moi. Così, usate lo sfondo e guardate, un po' troppo zucchero a velo e voilà, pronta da essere assaporata. Questa, se la mangiate subito con gli amici, subito pronta, tranci, si mette nel piatto. Altrimenti, una cosa buona da fare, da tenere pronta, si mette nel congelatore 30-40 minuti prima di essere consumata, si tira fuori ed è pronta. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. E Samarietta, penso che sia piaciuta anche a te la mia idea geniale che mi è venuta. E alla prossima puntata. Ciao a tutti gli Samariettini. Un abbraccio.